Se tu dici lo Ius Scholae è una priorità e poi voti contro la tua stessa proposta, è una follia. Ma è la follia di cui si nutre la politica italiana, per cui da oggi pomeriggio riparleremo dell'ex fidanzata di San Giuliano, del fatto se fa un'intervista, delle api di Lollobrigida. Intanto Draghi sta dicendo che l'Europa magari è finita, ma noi parleremo di queste cazzate, perché è quello l'unica cosa che sappiamo fare. E quello che succede è che semplicemente piano piano la politica dimostra la sua rilevanza e nessuno va a votare se non per tifo. Se non passa una cosa su cui a voce sono d'accordo anche la destra, è molto difficile che passi un referendum con quorum. Allora, per carità, tutte le battaglie che vogliamo, ma il senso che stiamo dando è che le parole non vogliono dire niente e che rappresentano solo un posizionamento. Siccome Marina e Pier Silvio hanno detto a Tajani che deve essere più liberale, Tajani dice cose liberali e fa cose esattamente uguali a quelle che faceva prima di dire cose liberali. Ma si può andare avanti in questo modo? Sa, tutti i giorni ci sono notizie di tutti i tipi. Il problema è che io normalmente penso, anzi credo, che per l'appunto bisogna cercare di commentare i fatti. Quindi Gelmini e Carfagna partecipano alla riunione dei parlamentari, dicono la loro, hanno il loro ruolo nel partito, importante, un partito che gli ha spalancato le porte, uno è presidente, uno è portavoce, e questo è quello che io so, dopo il resto. E sulla questione Fitto cosa prevede lei, come si dovrebbe contestare? Bisognerebbe appoggiarlo, perché è l'espressione, tra l'altro un politico sostanzialmente moderato, e soprattutto è l'espressione del governo italiano. Che il governo italiano in questo momento non ci piaccia non vuol dire che noi dobbiamo avere un rappresentante nella Commissione europea di peso e di valore, quindi per quanto ci riguarda l'appoggio c'è. Sì, tutto previsto, e nel senso che in Italia si fa questo continuamente, cioè si dice io sono favorevole a X e poi non si vota X per ragioni di posizionamento politico. Faccio presente che quando Forza Italia e il governo presentano una cosa che noi avevamo proposto, tipo l'abolizione dell'abuso d'ufficio, noi lo votiamo, anche se siamo all'opposizione, perché viene sempre prima il merito del provvedimento. Per Forza Italia no, ma era molto chiaro per me e credo sia molto chiaro per i cittadini italiani che Forza Italia ha bisogno, per ragioni interne, legate in particolare alla famiglia Berlusconi, di dire che è un partito più liberale, ma di dirlo, non di farlo. La realtà è la ruota di scorta di un governo sovranista, punto. La nostra posizione è molto chiara, Fitto è stato espresso dal governo italiano, il governo italiano, qualunque sia il governo, ha diritto ad avere un ruolo di peso perché siamo un paese fondatore, Fitto non è un pericoloso estremista e quindi io spero che gli si assicuri l'appoggio, come è stato fatto dalle opposizioni quando abbiamo nominato Gentiloni, gli sia espresso un appoggio forte, e, diciamo, perché così vince l'Italia, è il 18° nome che fa il centrodestra. Se li avessi commentati tutti non avrei più finito. Bucci, peraltro una persona che io stimo, fa il sindaco di Genova. Noi abbiamo detto con grande chiarezza alla coalizione di centrosinistra, una delle condizioni è che ci si impegni nel lavorare col sindaco, perché le infrastrutture si fanno insieme, ma il resto non ho commenti da fare. Ma l'unica cosa che mi dispiace è che si faccia questo lavoro per cui saltano sempre i livelli istituzionali, no? Cioè si inizia il lavoro sull'infrastruttura, poi quello va da un'altra parte, insomma mi sembra una grande confusione francamente.